questione. Parlare del colore degli esterni, che scelta avete fatto? Parlare Paola che... Dunque, sugli esterni solitamente si all'inizio si fa una grande scelta di nuovo studiando quelle che sono le tendenze nel mondo, perché poi non c'è un campo a cui ci riferiamo in maniera specifica. E soprattutto anche cercando di capire a chi è rivolta questa macchina e che tipo di taglio ha, se può vestire meglio con un colore classico eleganti piuttosto che sportivi. Questa vettura aveva un po' entrambe le richieste, nel senso che sì, aveva un'impronta elegante, prevalentemente sportiva, però comunque in alcuni allestimenti si cercava anche di dare un taglio abbastanza elegante. Per cui dopo una lunga serie di selezioni siamo arrivati ad individuare una serie di colori. Solitamente la scelta del colore viene fatta, come dicevo prima, partendo da qualcosa di assolutamente non significativo, ma che individua delle macro aree. Possiamo vedere ad esempio questi pannelli. Secondo il mood board. Esatto, che individuano delle macro aree che potrebbero essere indicate per il tipo di forma che devono poi andare a vestire. In queste aree si individuano o si sviluppano e si sviluppano successivamente una serie di colori che vengono poi rivisti su delle forme più grandi, che sono o dei tegoli o delle silhouette, che appunto ci permettono di capire come il colore si muove su una superficie. Viene fatta un'ulteriore selezione, quindi il campo si stringe e successivamente si verniciano delle scocche. Questa poi alla fine è la gamma che noi andremo a trovare su questa vettura, anche se per arrivare a questi colori ci abbiamo messo un tempo considerevole e una serie abbastanza lunga di prove. Anche perché nel momento in cui i colori vengono poi visti sulla scocca e quindi su una superficie decisamente più grande, si capiscono tante cose che prima magari non si erano viste. Proprio per il fatto che questa vettura aveva un'impronta fortemente sportiva, abbiamo cercato di dedicarle dei colori che evidenziassero, sottolineassero la sua sportività. Non doveva essere soltanto il punto tinta che dava l'idea di sportività, ma anche l'effetto che il colore riportava. E siamo riusciti ad ottenere questo risultato attraverso un'applicazione leggermente diversa da quella che è un'applicazione tradizionale che si utilizza per quasi tutti i colori, con questi due colori, un rosso e un blu, che hanno un'applicazione, possiamo chiamare bistrato, insomma, inusuale per quella che è la... Diciamo che lo stabilimento è stato un po' forzato a seguirci. No, non solo per nostra volontà, certo. Però a noi se la cosa piace, poi certo. Quando sale di livello, allora... Cioè che particolarità hanno questi due, hanno una lucentezza molto nuova, hanno una lucentezza molto particolare e molto più... evidente rispetto ad un colore normale, perché... È metallizzato o non metallizzato sempre, no? L'applicazione avviene con una fase in più rispetto ai colori tradizionali. Questo permette di leggere una profondità superiore. Diciamo che il limite dell'applicazione industriale normale, quando si fanno 1000 vetture al giorno, è che il passaggio dentro gli impianti, le cabine di lisciatura è molto veloce e si danno pochissimi micron, una ventina di micron di vernice, perché non coli, perché la cottura vada, cioè è tutto un ciclo stabilito, che però cosa succede? Che con 20 micron di vernice di solito si riesce appena a coprire il fondo, quindi dare degli effetti così particolari non si sono riesce, pieni. Esatto. Sì. E la profondità del colore invece è data proprio da quando ce ne sono un po' di più di micron, non tantissimi, però abbiamo dovuto appunto forzare un po' lo stabilimento, perché la richiesta del marketing era quella di avere o uno o due colori veramente d'effetto. Sì. Praticamente danno la prima passata e poi dopo qualche minuto danno la seconda,
e poi dal trasparente fanno uscire la macchina. Quindi sono qua molto belle tutte e due, molto particolari anche. Sì, è qualcosa di diverso, no? Rispetto a quanto siamo che abituati che a su vettura sono sì, poi su una superficie più grande chiaramente è molto più evidente, soprattutto in giornate di sole. Il sole ancora di più, sì. Questo è l'inserto morbido che c'è sulla plancia, quindi è la parte più importante della plancia, per quello che il cliente si troverà di fronte praticamente tutte le volte che guida. Anche questo ha un, dei riflessi molto, adesso fino a questo è molto luce naturale, ma comunque già ha dei giochi di luce molto particolare, sì. Adesso qui la parte, cioè l'effetto finale sarà poi questo qui, effetto tessuto, guarda. Esatto, la cosa strana è che la partenza è questa qua, quindi uno quando lo vede prima dello stiramento è una cosa abbastanza normale, invece dopo stiramento? Sì, perché questo è un pezzo che viene è un materiale che viene scaldato e viene termoformato. Quindi c'è un veramente stampo. Quasi stiramento, cioè sì, è proprio molto vicino. Questo qua è proprio qua. Sì, quello, è una deformazione. Faccio notare che questo ha uno spessore e questo ne ha un altro, perché viene proprio stirato per prendere la forma della plancia. E stirandolo di solito si illucidisce, però prende, ha preso anche questa cangianza pazzesca. E sì, beh, la differenza adesso non so cosa si vede molto, in macchina, sì. Ma a occhio è evidente. Cioè. Questo è fermo, però. Poi vabbè, è morbido, quindi uno schiacciando ha l'effetto della morbidezza. Cambia anche la mano, infatti. E questi sono i colori, che non tutti, perché non sono tutti, però sarà il blu, il grigio scuro. Vabbè, e questo che però non abbiamo ancora. Il marrone che si lega poi con questi. Certo che si lega all'interno marrone. Certo, perché poi i tessuti saranno legati al. Alle varianti della plancia. Grazie mille, allora. A voi. Buon lavoro. Grazie.